Pimpa, lo so che sei in camera e so anche a che cosa stai giocando. Ehi, ma come fai a sapere che sono in camera e anche che sto giocando? Anzi, ti dirò di più, stai giocando con i Lego. Ehi, ma i superpoteri? Come fai a saperlo? Eppure c'è il muro di mezzo, sono in un'altra stanza, come fai a saperlo? Pimpa, abbiamo tutti dei superpoteri. Il superpotere che sto usando adesso si chiama udito e ce l'abbiamo tutti, per fortuna. Gabriella, allora, per far vedere che abbiamo tutti questo superpotere, anche oggi faremo un gioco. Hai voglia di bendarti di nuovo come abbiamo fatto per gli altri giochi? Sì, certo, volentieri. Allora, quando tu avrai la benda... Sì, pronti? Io produrrò dei rumori con degli oggetti che ho qua sul tavolo. E secondo me, tu col tuo superpotere dell'udito capirai che oggetti sono e dove si trovano. Benissimo. Allora, sei pronta? Sì, spero di indovinare. Beh, stai leggendo la pimpa? Sì, come hai fatto a sapere che leggevo la pimpa? Immaginato, poi ho visto la pimpa prima sul tavolo. Hai sentito forse il rumore delle pagine che si sfogliavano, sì, vero? Certo, certo. Mm-hmm. E adesso, io lo so che questa è una cosa che a te non piace tanto sentire. Hai ragione, non mi piace. Al mattino mi dà molto fastidio la sveglia che suona. Sì, era proprio la sveglia elettronica. Poi questo è un suono, devi fare molta attenzione, perché non è per niente forte, ma è molto caratteristico. Starò attenta. Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, stai grattugiando il formaggio? Sì, ho grattugiato il formaggio. Hai indovinato. E adesso invece un suono che senti molto molto spesso, credo che questo lo indovinerai subito. Non senti un suono? Sì, è il mio telefono che devo andare a prendere nell'altra stanza però. Come fai a sapere che è nell'altra stanza? Perché ho questo superpotere che si chiama udito. Dai. Adesso Gabriella e Pimpa e Minu, se sei anche tu con Pimpa là nella stanza. Sì, ci sei anche tu, ti ho sentito. Se volete fate anche voi questo gioco. Ma ci dobbiamo bendare, Claudio. Ma non c'è bisogno, siete già nell'altra stanza. Dovete capire che cos'è che produce questi suoni che sentirete tra poco. E attenzione bambini a casa, perché tutti voi dovete provare a capire di che cosa si tratta. Voi adesso non vedrete, alla fine della serie vi chiederò di mettere in pausa il video, perché subito dopo invece vedrete le immagini dei suoni che vengono prodotti. Bene, iniziamo con questo. E poi un altro suono che sentite abbastanza spesso. Poi, adesso un altro suono. Adesso un suono un pochettino più basso, poco meno intenso di quello di prima.
Ora questo qua. Di nuovo. Questo. Poi uno che sentite quando si festeggia. E poi adesso ascoltate questo. Adesso uno un po' difficile, eh? Dovrete mettere proprio alla prova il vostro super udito. Bene, a questo punto potete mettere in pausa il video e provate a riepilogare tutte le cose che avete percepito con questo vostro superpotere, e poi lasciate la pausa e vedrete che cos'è che ha prodotto questi suoni. Ciao ciao! Bene, iniziamo con questo. Poi un altro suono che sentite abbastanza spesso. Poi adesso un altro suono. Adesso un suono un pochettino più basso, poco meno intenso di quello di prima. Ora questo qua. Di nuovo. Questo. Poi uno che sentite quando si festeggia. E poi adesso ascoltate questo.
Adesso uno un po' difficile, dovrete mettere proprio alla prova il vostro super udito. Allora, avete esercitato questo superpotere che si chiama udito? Bene, allora vi suggerisco ancora una possibilità di attività che potete fare in casa. Cercatevi un posto dove mettervi seduti anche sul pavimento e comunque in un posto dove non producete nessun suono voi e cominciate a tenere gli occhi chiusi e ascoltare tutto quello che avete intorno. Vi accorgerete che questo potere dell'udito è una specie di radar, come quello che ha Batman, e sentirete quello che succede attorno a voi, mano a mano, sempre anche a più distanza, anche fuori dalla vostra stanza, forse anche quello che succede fuori dalla vostra casa. Fate queste esperienze, scoprirete molto sulle possibilità di questo nostro superpotere dell'udito.